innanzitutto ha una forma sicuramente strana, ti lascia un attimo anche nell'interrogativo cos'è. C'è anche una parte di mistero, che il movimento curvo, spinto verso il cielo, può sembrare un desiderio di far concentrare su di te che sei dentro energie, una casa solitaria, una caverna, un albero maestoso, anche quelli sono luoghi misteriosi. Cos'è questo? Chi c'è dentro? Perché l'ha fatto questo artista? Una sensazione di spinta verso la riflessione. La prima immagine è una meravigliosa casetta da gioco dell'infanzia. Magari si potesse provare la stessa gioia ancora adesso nel farsi una casa così. L'ho associata anche alle celle delle api, no? Sono dentro protette da questa sinuosità delle loro case. Mi ricorda un po' l'architettura organica, tra queste forme aggraziate, tondeggianti, che non entrano di spigolo vivo nell'universo. La costruzione delle capanne sugli alberi o in riva al torrentello, che facevo anch'io con i miei amici al mio paese quando ancora le macchine non erano così, anzi non ce n'erano, ed era bellissimo costruirsi la capanna. Era qualcosa di protezione. Quindi in un luogo dove la gente rallenta il ritmo, non lo vedrei tanto in un museo. Mi ha colpito il modo con cui è stata creata quella forma, quindi con del materiale naturale e anche la capacità di creare quelle forme sinuose. Ecco, questo è stato quello che mi ha colpito di più, che mi ha fatto dire interessante, bello, e andiamo a scoprirlo. E poi è l'aspetto del collegamento dei materiali utilizzati con la struttura portante, no? Che sono gli alberi. Per me l'albero non è qualcosa di inanimato, è immobile eppure pieno di vita, con queste, chiamiamole, mani, sono le radici che vanno nella terra e portando vita alla sua parte aerea. Per me che ho fatto di tutto per costruire poi con la famiglia una situazione abitativa nella natura più completa, chiaramente mi trova collegato in una maniera proprio intima a questo, ecco.